Continua la protesta in piazza Tahrir, al Cairo. Dopo una notte di scontri che hanno fatto almeno 2 morti e centinaia di feriti, i manifestanti occupano ancora la piazza e chiedono le dimissioni del maresciallo Hussein Tantawi, capo del Consiglio Supremo delle Forze Armate, al potere dalla caduta del presidente Hosni Mubarak nel febbraio scorso. La protesta è anche contro il progetto di nuova Costituzione che darebbe troppa autonomia alle forze armate. La polizia ha di nuovo caricato i manifestanti senza riuscire ad evacuare la piazza. Non lasceremo questo posto finché non otterremo quello che vogliono i rivoluzionari e tutti gli egiziani, il passaggio di potere a un consiglio civile di presidenza. La protesta avviene a pochi giorni dalle prime elezioni libere del paese, in programma il 28 novembre.